Alza la voce il comitato Salviamo Viale Marconi contro i lavori intrapresi dal comune di Pescara. Il nostro amato viale, dicono commercianti e residenti aderenti, diventerà un'autostrada a quattro corsie. Siamo al centro delle polemiche, al centro di Viale Marconi a Pescara, con Fabiana Tenerelli, che fa parte del coordinamento Salviamo Viale Marconi. Voi siete contrari a un progetto del genere perché dite: non vogliamo che questa via venga trasformata in tangenziale. Sì, ci siamo riuniti in un comitato per ridiscutere il progetto che il comune sta portando avanti, però abbiamo trovato davanti un muro e quindi stiamo cercando altre vie per ridiscutere la cosa. Il problema di fondo è che loro si appellano al concetto di sostenibilità, considerando la sostenibilità soltanto la corsia preferenziale di un autobus, ma per noi invece sostenibilità è tutt'altro, ovvero pedoni, biciclette, cosa che la comunità europea vede al primo posto di sostenibile, cosa che il comune non sta considerando affatto. E il fatto di creare quattro corsie su Viale Marconi è una follia, e noi cercheremo in tutti i modi, grazie anche alle associazioni di categoria e consiglieri e tutto ciò che sarà possibile, di risederci a un tavolo e ridiscutere insieme possibili modifiche al progetto che stanno portando avanti senza volerci ascoltare. Noi siamo nel mezzo di una delle rotatorie incriminate, per così dire. Il comitato è formato, diciamo, non solo da commercianti ma anche da residenti. E voi dite: il problema non è solo rappresentato dai parcheggi che verrebbero meno. I parcheggi sono una conseguenza diretta. Sicuramente il parcheggio è fondamentale affinché la via rimanga una via commerciale. Ma il problema di fondo è la sicurezza. E come dicevo prima, l'impossibilità di passeggiare, in quanto stanno trasformando una via di passeggio a una via di passaggio. Un appello all'amministrazione, soprattutto in futuro, avete in mente di fare qualche azione? Se l'amministrazione non ci verrà incontro, e a mio riguardo venirci incontro vuol dire ridiscutere la cosa insieme, ripeto, considerando le peculiarità di questa zona. E io penso che un'amministrazione nel momento in cui volesse ridiscutere la cosa mostrerebbe una grande intelligenza. E se così non fosse, noi stiamo andando avanti con un eventuale ricorso, perché ovviamente vogliamo tutelare la nostra qualità della vita e io in prima persona, come tutti i commercianti della zona, le nostre attività.